L'airone bianco maggiore ha il piumaggio completamente bianco, che non cambia nell'arco dell'anno. Il becco è generalmente giallo e le zampe sono di colore nerastro o giallo sbiadito alla base durante l'anno. In volo appare molto massiccio e, come tutti gli aironi, tiene il collo piegato a S. Viene spesso confuso con la più comune garzetta, che possiede però zampe gialle e una lunghezza pari a circa la metà. L'apertura alare di questa specie può anche raggiungere i 170 cm per quasi 1700 grammi di peso. Si nutre in maniera solitaria, a volte in piccoli gruppi, principalmente in zone umide. Usa solitamente la tecnica walking slowly. Si nutre generalmente di pesci, ma anche di insetti, anfibi e cattura anche piccoli mammiferi, roditori o nidiacei di uccelli. Depone da 2 a 5 uova di colore blu pallido che vengono incubate per 25 giorni. Dimensioni dell'uovo: 61 x 43 mm. I giovani sono di colore bianco. Si allontanano dal nido dopo una ventina di giorni e volano dopo circa 6 settimane di vita.